Una PEC per sottoporre all'attenzione della direttrice generale della ASL BAT Tiziana Di Matteo le evidenti incoerenze scrivono rispetto al piano clinico gestionale del nuovo ospedale di Andria approvato lo scorso aprile. La firma in calce è di Lorenzo Bonomo, presidente del comitato che si occupa di documentare lo stato dei lavori del nuovo nosocomio andriese. L'attenzione parte nuovamente dai tempi, con la mancata firma dell'appendice contrattuale da parte della ASL BAT con i progettisti. L'obiettivo era stato fissato al 16 maggio, ma l'inizio di questa procedura ad oggi non c'è ancora. Dopodiché dovranno passare almeno 90 giorni per chiudere la partita del progetto con il documento definitivo che nel frattempo dovrà anche essere validato da azienda sanitaria e asset. Il presidente Bonomo ha voluto rimarcare inoltre le incongruenze del piano clinico gestionale. Innanzitutto, scrive a nome del comitato, spicca l'assenza di un servizio immunotrasfusionale previsto per gli ospedali di secondo livello non sostituibile con un ambulatorio. Inoltre, non ci sarebbe un reparto di nefrologia nonostante la presenza del servizio dialisi. Ed ancora non sfugge, scrive Bonomo, la mancata individuazione delle specialità che si intendono attivare così come richiesto dal Dipartimento Regionale della Salute. Non finisce qui, fuorviante, continua la nota, parlare di 12 sale operatorie considerato che tra loro sarebbero ricomprese anche due sale angiografiche. Bonomo parla di dimensionamento del blocco operatorio assolutamente inidoneo per un ospedale di secondo livello. Dubbi anche sul riconoscimento da parte del Ministero della Salute rispetto alla cardiochirurgia in una regione dicono che già ne contiene un numero complessivamente sufficiente.